Vado subito da Mirko Drudi per cercare di capire, Mirko, che cosa sta succedendo, perché un Pescara che ogni volta che concede ha concesso la prima azione al 47esimo, ha subito il gol, come a Siena, come contro il Teramo, che cosa succede? Sì, è un periodo che va un po' tutto storto, è un periodo negativo, alla prima occasione prendiamo gol, c'è qualcosa che non va, perché è chiaro che ogni minima occasione subiamo, quindi c'è da lavorare ancora tantissimo. Cosa è successo in occasione del primo gol? Perché si è andato in pressione su Magnaghi, poi sul lato corto dell'area di rigore il giocatore del Pontedera che ha crossato per Milani era completamente solo. La palla è andata dentro sul secondo palo e il quinto loro era completamente solo, ha fatto gol. Perché? Un po' come con il Teramo Bernardotto. Sì, purtroppo quando hanno la palla agli altri pensiamo poco negativo. E pensiamo sempre che qualcuno ci metta una pezza, ma così è dura, così è difficile e non va bene. Come si può cambiare questo trend, Mirko? Bisogna lavorare, testa bassa, tutti zitti, pedalare, cercare di stare tranquilli, perché a calcio si gioca con la testa libera, anche se adesso è un momento difficile. Però niente, dobbiamo fare questo e compattarci tutti nello spogliatoio e dare qualcosa in più, ovviamente, perché stiamo facendo al di sotto di quello che tutti si aspettavano. Mi dici un'ultima cosa, perché Auteri ci ha detto cosa mi avete detto con i tifosi quando è arrivato lui, ma è stato richiamato dopo, l'ha accompagnato il team manager Francesco Troiano, voi eravate già lì. Che cosa vi hanno detto i tifosi? Si sono sentiti fin qui dei cori di disapprovazione chiari ed evidenti? Sì, ma chiaramente erano arrabbiati molto, hanno ragione. E niente, ci dispiace perché fanno tanti chilometri e vedere queste partite capisco che è dura anche per loro. I primi colpevoli siamo noi che andiamo in campo e ci dispiace e cercheremo di fare meglio.